Buongiorno, prego si accomodi. Io sono la dottoressa Elena. Ci siamo sentiti per email. Oggi le farò questa visita. Presumo sia la sua prima volta nell'ambito di un centro di medicina tradizionale cinese. Nessun problema. Ha già un'idea di quello che comprende questa disciplina? Non si preoccupi. Spiego brevemente, così riesce anche a far chiarezza su ciò che poi andremo a fare. Ed è importante comprendere i principi alla base di questa disciplina e filosofia. Dunque, la medicina tradizionale cinese è una medicina olistica in quanto considera tutta la realtà come unica. La medicina tradizionale cinese è una medicina olistica in quanto considera tutta la realtà come unica. L'uomo non è mai visto come una realtà a sé stante, ma è considerato come un microcosmo strettamente correlato al macrocosmo. Inserito in un ecosistema simbolicamente definito cielo-terra. L'uomo è considerato un'entità inscindibile di psiche e soma, corpo e spirito. Le origini dell'uomo, della salute e delle malattie vengono rintracciate all'interno del contesto più ampio e più generale che è l'universo. Per la filosofia cinese antica, tutta la realtà è energia in costante movimento e mutazione. Ed è interessante il parallelismo tra questo principio della medicina cinese e ciò che Einstein, Oppenheimer e Bohr enunciarono con la teoria della relatività e della meccanica quantistica, ovvero l'univocità concettuale tra materia ed energia, e tra spazio e tempo. E quindi questa medicina tradizionale cinese considera tutti i fenomeni vitali come tra loro correlati, in quanto dipendenti da cambiamenti e trasmutazioni di un'unica energia o soffio vitale, il Qi, scritto Q-I. E lo Yin e lo Yang indicano due modalità opposte e complementari secondo cui si esprime la realtà. Sono quindi categorie, concetti astratti e non sostanze o cose concrete. I soffi yang, leggeri, eterei, si elevano e formano il cielo. I soffi ying, pesanti, grossolani, si ammassano e danno vita alla terra. Il cielo costituisce la parte razionale, psichica, spirituale. La terra, madre produttrice di forme, determina la sua struttura corporea.
libro dei riti troviamo una frase che esprime bene questa teoria yin yang e dice: l'uomo è formato dalla virtù combinata del cielo e della terra, dall'incontro dello yin e dello yang. Dal cielo riceve le energie cosmiche, dalla terra le energie nutritive. L'uomo pertanto è un sistema energetico aperto, in stretta connessione con l'ambiente che lo circonda, con cui esiste un incessante scambio di energia. L'uomo vive ed è costituito dello stesso Qi di cui sono fatti cielo e terra, e come la peculiarità dell'universo è di essere in continuo divenire, così la vera natura della vita umana è un adeguamento costante e ritmico ai mutamenti e all'evoluzione del Qi. La medicina tradizionale cinese è pertanto analogica, grazie ad una spiccata predisposizione all'osservazione e quindi all'impiego del ragionamento per analogia. La teoria delle corrispondenze si basa sul postulato che l'uomo, e quindi il suo corpo, è in corrispondenza non solo con l'universo, ma anche con la realtà sociale e con l'ambiente in cui vive. E quindi, mentre la medicina occidentale si concentra tradizionalmente sul trattamento della malattia e della patologia, la medicina tradizionale cinese ha un approccio più olistico e tratta l'intero essere piuttosto che una singola condizione in sé. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Se ha delle domande, non esiti a farle. Dunque, inizialmente adesso le farò una serie di domande che saranno un po' più approfondite rispetto alle classiche domande che le vengono fatte in una visita di medicina occidentale. E queste domande mi serviranno per farmi un'idea del suo stato fisico e psichico. La medicina tradizionale cinese vuole proprio appunto guardare l'individuo come un essere a 360 gradi, quindi tutte le informazioni che lei mi dà sono preziose. E la visita di oggi sarà prevalentemente di tipo colloquiale piuttosto che di esame fisico in sé, perché le uniche cose che andrò a, tra virgolette, diagnosticare, questo termine in realtà non è appropriato alla medicina cinese, però per semplificare lo userò. E gli unici esami che effettuerò saranno l'osservazione della lingua e la palpazione dei polsi. Successivamente, se deciderà di continuare questo percorso, la
prossima visita sarà di agopuntura. Altre domande? Ok, allora procedo con il questionario. Allora, procediamo. Qualche informazione basica. Nome, cognome. Data di nascita. Okay. Indirizzo di residenza. Non abita distante dal centro. Un indirizzo email. È lo stesso, ok, me lo può ricordare. Desidera ricevere la nostra newsletter, promozioni, eventi. Sì, ok. Non riceviamo spesso una risposta affermativa. No, non siamo assolutamente oppressivi. Solitamente ne mandiamo una al mese. Dunque, il suo numero di cellulare. Ok, la sua occupazione. Ok. E al momento è in una relazione, sposato, single. Da quanto tempo? Ha un medico di base. Dunque, qual è il suo obiettivo di salute principale, se ne ha uno, oppure qual è il suo, la cosa che più la preoccupa a livello di salute. Capisco. Da quanto tempo? Ok. Riesce a identificato dei fattori che potrebbero aver portato a questa condizione che mi ha descritto, fattori anche che al momento la perpetuano. Capisco. Anche quello sicuramente incide. Ne ha parlato con il suo medico di base o con degli specialisti? Ok. Le hanno prescritto dei farmaci? Li ha assunti? Se sì, per quanto tempo? Ok.
riesce a dirmi se ci sono dei fattori che migliorano o peggiorano questa condizione? Interessante. E questa condizione, fino a che punto interferisce con le sue attività quotidiane? Nervosismo, certo. Fame, nervosa. E oltre a questa condizione ci sono altre preoccupazioni che ha di salute? Ok, che lei sappiano. Okay. Mi dica. Come descriverebbe il suo stato di salute generale? Eccellente, buono, discreto o insufficiente? Ok? Mi dica se tra queste condizioni ce n'è una o più di una che le sono state diagnosticate in passato. Abuso di alcol o droga, okay. Artrite, asma, disturbi del sangue, tumori, diabete, disturbi digestivi. Epilessia, glaucoma, emicrania, patologie cardiache, epatiti, colesterolo alto, HIV, pressione alta, problemi ai reni. Pressione bassa, mettiamo, ok, ipoglicemia, disturbi al fegato, osteoporosi, patologie respiratorie, patologie epidermiche, fratture storte. Ictus, disturbi alla tiroide, tubercolosi, ok. Ha mai avuto interventi chirurgici? È mai stato ospedalizzato? Ha delle allergie o intolleranze? Al momento assume farmaci o integratori? Ha bisogno, ok. Zinco. Vitamina D, benissimo. Mi raccomando, tenga sempre a mente che è sempre meglio cercare di assumere tutti i nutrienti e minerali attraverso un'alimentazione variegata. Storia familiare di malattie.
mi dica i suoi genitori, i suoi nonni, eventuali fratelli o sorelle, eventuali figli. Ok. Non si ricorda la tipologia. Passiamo alla sezione della digestione e dell'alimentazione. Come descriverebbe il suo appetito? Normale, appetito sotto la media, appetito sopra la media, facilmente affamato, affamato ma senza desiderio di mangiare. Ok. Quanti pasti fa al giorno? E solitamente cosa mangia? Mi faccia una breve sintesi. Quindi la sta cercando di eliminare. Molto bene. Assume verdura giornalmente o quante volte a settimana? Si può fare meglio sicuramente. E la verdura è cotta o cruda? Dopo mangiato, le vengono mai i seguenti sintomi? Digestione lenta, dolore addominale, disagio, nausea o vomito. Ok, quindi a volte sente che fa fatica a digerire. Solitamente dopo quale pasto? È molto probabilmente legato alla quantità di grassi. I grassi sono i macronutrienti più difficili e lunghi da digerire. Quindi le consiglierei di evitarli alla sera. Consuma latticini, carne mi ha detto, ok, e sente mai la voglia, il desiderio dei seguenti sapori, dolce, salato, amaro, piccante? Ha mai assunto antibiotici per un periodo prolungato di tempo? Quanto tempo fa? Ok. Quanti liquidi assume al giorno? Mi dica là. Benissimo. Bevande gassate? No, bene. Tè o tisane? Caffè? Quanti?
alcol settimanalmente. Preferisce bevande calde o fredde? Di corpo è regolare? Ok. Soffre di gonfiore, meteorismo, stipsi? Allora. Tornando brevemente ai pasti, quali sono i tre alimenti che secondo lei sono i peggiori della sua dieta? Ok. Per quanto riguarda l'urina, riesce ad andare con facilità o le sembra di andare troppo spesso, troppo poco? Ok? Di notte si alza raramente, ok? Dolore? Solitamente trasparente? Leggermente gialla o scura. Ok. Passiamo alla parte dell'energia. Sente di avere sufficiente energia durante il giorno? Da 1 a 10 che voto darebbe? Quando è che senti di avere il massimo di energia durante il giorno? Ok? E invece il livello più basso, quando lo sente? Sarebbe stato un colloquio. Allora, l'attività fisica aumenta o diminuisce il suo livello energetico? Ok? Svolge regolarmente sport, attività fisica? Quanto spesso? Ok? Passo sostenuto. Secondo lei, quali sono, se ci sono, le attività che potrebbero influire negativamente sulla sua salute? Ok? Quante ore? Lei fuma? Passiamo al sonno. A che ora in media si va a coricare? È facile per lei addormentarsi? Immaginavo. Si sveglia di notte? Cos'è che la sveglia? Tende a sognare? E a che ora si sveglia in media? Si sente riposato al mattino? Durante il giorno tende a fare dei pisolini?
faccio brevemente vedere un'immagine. Come vede, l'ora a cui ci svegliamo di notte è collegata ad un organo. Lei a che ora tende a svegliarsi? Alle 4. Quindi alle 4 significa che potrebbe esserci qualcosa ai polmoni. Comunque, questo lo si verificherà con le seguenti analisi. Passiamo adesso alla parte delle secrezioni corporee. Mi dica se una delle seguenti situazioni si verifica: sudorazione abbondante, sudorazione notturna, mani e piedi sudati, pelle secca, sfoghi cutanei, acne, lividi diffusi. Il suo sudore ha un odore. Lei tende a sentire di più il caldo o il freddo? Mi dica se sente una delle seguenti situazioni: mani fredde, mani calde, febbre. Intolleranza al freddo, piedi freddi, piedi caldi, brividi di freddo, intolleranza al caldo. Infine la parte del benessere emotivo. Mi dica se sente spesso una delle seguenti o più di una emozioni: ansia e paura, preoccupazione e pensieri ossessivi, rabbia e irritabilità, cambiamenti repentini d'umore, tristezza, dolore. Al momento ha delle preoccupazioni riguardanti il suo stato mentale. Se dovesse descriversi da un punto di vista emotivo, cosa direbbe? Va bene. Le piace il suo lavoro? Qual è la cosa che le dà più gioia nella sua vita? Cosa che le causa più stress?
Il colloquio è finito. Adesso faremo gli esami che le ho detto. Procederò con l'osservazione di diverse parti del corpo, la pelle, i capelli, il colore del viso, gli occhi, i denti, le labbra, la bocca e soprattutto la lingua. Infatti, l'esame della lingua è una tappa fondamentale per poter diagnosticare la sindrome di base del paziente e in quanto specifiche aree della lingua rispecchiano le condizioni dei singoli organi. Quello che andrò a guardare sarà il colore del corpo della lingua che indica le condizioni del sangue e dello yin qi, l'energia nutritiva, e degli organi. Andrò a vedere la forma della lingua che indica sempre lo stato del sangue e del yin qi. E andrò a vedere la condizione di umidificazione che indica lo stato dei liquidi corporei e poi le varie variazioni della lingua che riflettono lo stato dei singoli organi interni. Ad esempio, una lingua pallida indica carenza di sangue. C carente è un eccesso di freddo, una lingua più rossa del normale indica una disarmonia da calore, una lingua purpurea solitamente corrisponde al fatto che il C e il sangue non si muovono armoniosamente, una lingua viola indica che l'ostruzione è legata al freddo. E andrò poi a vedere, a osservare la patina, ovvero quel muschio superficiale della lingua che deriva dall'attività della milza. Andrò a vedere la consistenza, la densità. Andrò poi a vedere in generale la forma. Quindi che può essere sottile, gonfia ai lati, rigida, lunga, corta, eccetera. Fuori.
Io soltanto queste osservazioni. Quindi l'unica cosa è questa sottilezza che probabilmente è semplicemente una questione genetica, però se quando arriva a casa mi manda le analisi del sangue sarei più tranquilla. Adesso procedo semplicemente.
segnali allarmanti, i fluidi sono distribuiti armoniosamente e per la questione che mi diceva le consiglio fortemente di provare alcune sedute di agopuntura. Fanno veramente dei miracoli per l'insonnia. Come ultima cosa andrò a effettuare la palpazione del polso. Di qualche secondo e vado ad applicare una maggior pressione. Lei respiri tranquillamente, si rilassi, non pensi a nulla. Allora vado. Thank you.
sessione.